Story Time. Evoluzione Radio. Appassionati di storie e racconti, bentrovati da Gianluca Ruoppolo nel salotto di Storytime. Quest'oggi andremo alla scoperta di un corpo bandistico e lo faremo attraverso la voce del suo presidente. Sto parlando di Fabio Rinaldi. Ciao Fabio, bentrovato. Ciao Gianluca, ciao a tutti. Come stai innanzitutto? Grazie dell'invito. Dell'invito. È un piacere averti qui. Dunque, corpo bandistico cassinese Francesco Solia APS. Ce ne racconti un po' la storia, quando e come nasce questa realtà? Sì, questa realtà rinasce nel 1991 a Cassina, nel nostro paese, in provincia di Alessandria. C'era una banda molto antica che si è sciolta purtroppo negli anni 60. Con un po' di fatica e tanto impegno, nel 91 siamo riusciti a ricostituirla intitolandola al vecchio maestro che aveva diretto la banda per tanto tempo, appunto Francesco Solia, docente di conservatorio, comunque una personalità nel nostro paese. Quanto tempo fa quindi è nata questa realtà? È nel 91, sono nel 91, più di 30 anni. Sì. Tu da quanto tempo ne sei presidente? Allora, io sono presidente dal 94, poi in alcune situazioni non ho fatto il presidente, ma sono sempre stato nel direttivo. Comunque è un impegno di lungo corso, mettiamola così. Ecco, per te Fabio essere presidente è un orgoglio, ma immagino anche una responsabilità. Certo, è un orgoglio, è un piacere, la fiducia che i musicisti mi ripongono in me, e è una responsabilità perché l'associazione è un'associazione impegnativa da gestire, perché ha tante attività e quindi è un bel impegno. È un bel impegno. Allora, qual è il repertorio che esegue solitamente il corpo bandistico e di quanti elementi è composto? Allora, noi siamo circa una trentina, 30-35, ovviamente da figure più senior e anche da giovani che entrano in banda dalla nostra scuola musica. Il nostro repertorio ovviamente è molto variegato, in genere le bande hanno un repertorio molto ampio, che passa dai regionali per banda, come le marce da sfilata, tutto il repertorio di accompagnamento alle cerimonie civili e religiose, a dei concerti veri e propri, in cui il repertorio delle bande man mano si è evoluto, e quindi adesso spaziamo da repertorio di musica leggera a addirittura rock, i Queen, Vasco Rossi, insomma è molto divertente. Immagino, ma posso chiederti Fabio, ne approfitto subito, certo, della tua esperienza, quanto ti farebbe piacere che sempre più ragazzi giovani si avvicinassero al mondo della musica e nel dettaglio magari al tuo corpo bandistico? È un piacere tutte le volte che noi consegniamo strumenti a giovani, allievi, anche a meno giovani, chi si appassiona alla musica. La musica non ha età, è una grande festa. Vedere la sede quando è piena di ragazzi che si avvicinano, provano gli strumenti, è la soddisfazione più grande per tutti noi, per il presidente, per i maestri della scuola musica e i maestri direttori della banda musicale. Ti chiedo, ecco, prima parlavi di corsi, vogliamo scendere un po' nel dettaglio, di che tipologia di corsi parliamo? Sì, noi teniamo molto la nostra scuola musica, ovviamente noi insegniamo tutti gli strumenti musicali che compone una banda, quindi tutti gli strumenti a fiato e le percussioni. E ci teniamo molto, abbiamo collaborazioni attive con tutte le scuole del circondario, quindi andiamo a fare lezioni nelle classi direttamente, dalla scuola primaria e secondaria, da cui ricaviamo poi i nostri allievi a cui forniamo lo strumento. Abbiamo un pool di insegnanti molto qualificato e anche molto giovane, perché ci piace che la musica ai giovani la insegnano insegnanti molto giovani, e da qui sono nate collaborazioni anche col Liceo Musicale di Alessandria e col Conservatorio di Alessandria, che, con cui interagiamo sia dal punto di vista della docenza che degli allievi che abbiamo nei nostri corsi. Beh, molto interessante, complimenti Fabio. Grazie. Per questo. Allora, abbiamo una sede in piazza San Giacomo numero 1 a Cassine, giusto? Sì. Provincia di Alessandria. Sì. Ecco, solitamente quali sono i servizi che offrite? Sono per lo più orientati nella città di Cassine? Allora, abbiamo molti impegni a Cassine, il nostro paese, ovviamente almeno due concerti all'anno, uno estivo e quello di Natale che stiamo preparando, e dopodiché una serie di eventi civili e religiosi, ma ovviamente poi spaziamo in tutta la provincia, con collaborazioni con parrocchie, proloco, e non disdegniamo qualche uscita fuori regione. Insomma, siamo andati a suonare nelle Marche, siamo andati a suonare a Roma dinanzi a Papa Francesco, siamo andati a suonare a Trento, in Toscana, a Firenze, abbiamo tenuto un bellissimo concerto nel 2017 in Piazza della Signoria a Firenze. Insomma, cerchiamo di tenerci attivi e sempre
veramente in onda su tutte le cose. Come è giusto che sia. Ma hai notato anche tu, Fabio, questa voglia di musica, soprattutto dopo la pandemia? Hai percepito anche tu questa cosa? Sì. Allora, essere onesti, ovviamente molto nell'immediato, è stato difficile tenere in piedi l'associazione durante la pandemia. Noi eravamo già strutturati con gestione delle lezioni in cloud, in online, quindi è stato facile, però le prove a distanza via web non è che erano il massimo. Dopodiché siamo ripartiti e siamo ripartiti forte. Ovviamente non nascondiamo le difficoltà, perché insegnare la musica e comunque partecipare ai corsi per i ragazzi o comunque chi partecipa è un impegno, perché bisogna studiare, e quindi insomma è un'attività molto bella, impegnativa, che però, se presa col giusto approccio, ti accompagna un po' per tutta la vita, perché chi impara a suonare uno strumento, se ha voglia, se lo accompagna per tutta la vita. Ebbene sì. Allora, mi parlavi del concerto di Natale, già fervono i preparativi? Sì. Sembra presto, ma in realtà... No, non è presto, perché il concerto di Natale richiede innanzitutto l'impegno con i nostri maestri. Ci siamo già visti, abbiamo stilato il repertorio, nella nostra situazione c'è molta democrazia, quindi il direttivo si unisce, si declinano le preferenze e si fa poi la sintesi, poi... Cioè, abbiamo stabilito il calendario delle prove, stiamo preparando le cartelline, insomma c'è tutto un lavoro preparatorio, amministrativo molto lungo, perché preparare un concerto si deve preparare magari 30-40 cartelline con 20 o 30, una decina di partiture a testa, insomma è un'attività abbastanza onerosa, quindi bisogna prepararsi per tempo. Ci sta, ma per caso in vista del concerto di Natale puoi farci qualche spoiler, qualche novità, qualche ma brano? Non so. Stiamo pensando, certo, qualche spoiler. Che riesci a dire. Spoiler, allora eseguiremo una fantasia tratta dei motivi dei Beatles, un ricordo di Lucio Dalla. E poi ci dedicheremo a un omaggio a Mina con la canzone Se telefonando, poi classici di Natale. Adesso dobbiamo ancora un po' decidere la parte classica del concerto, quindi stiamo contattando anche un cantante o un soprano, un tenore, perché è già capitato in passato, vogliamo accompagnare la nostra esibizione o con un cantante, addirittura magari con un coro. Abbiamo già collaborazione anche con altre associazioni e quindi cerchiamo di fare sintesi, perché la musica unisce, quindi è bello vedersi e fare cose assieme anche con altre associazioni. Ci sta, ma se ti dovessi chiedere la data, voi avete una data fissa? Sì, è la domenica prima di Natale, quindi quest'anno è il 22 di dicembre. Sei preparatissimo, sì. È come se fosse domani il 22 dicembre. È per il presidente, e se mi ascolta qualche presidente di banda mi capisce. Immaginavo. Allora, se volete approfondire, ci sono i social, Banda Cassine Francesco Solia su Facebook, Banda Cassine su Instagram e YouTube, e il sito è bandacassine.org, giusto? Giusto. Attraverso i social, anche sul sito pubblicate tutte le novità, no? Assolutamente, i social sono sempre aggiornati, il sito cerchiamo di tenerlo aggiornato, sì, siamo molto social, abbiamo un bellissimo canale YouTube con video anche professionali, perché ci piace anche usare gli strumenti moderni. Bene, come giusto che sia. Va bene, diamo anche qualche ulteriore contatto, tipo la mail info@bandacassine.org, il recapito telefonico è il 340 77 07 057, che è anche WhatsApp, giusto Fabio? Giusto. Direi che abbiamo raccontato davvero tutto, ringraziamenti e saluti finali, a chi vuoi dedicare un messaggio? Ma io voglio dedicare un messaggio a tutti i componenti della banda e li voglio ringraziare per l'impegno. A volte riusciamo a fare cose, anzi a volte, spesso e volentieri riusciamo a fare cose molto belle, e quando non ci riusciamo ci dobbiamo impegnare, ci impegniamo per riuscirci la volta successiva, e questo è molto bello, avere uno spirito di critica e cercare sempre di migliorarsi. Quest'oggi siamo andati alla scoperta di questo corpo bandistico nato più di 30 anni fa, è stato presentato quest'oggi dal suo attuale presidente Fabio Rinaldi. Ricordo il nome del corpo bandistico, Cassinese Francesco Solia APS. Fabio, noi ti salutiamo, in bocca al lupo per tutto. Grazie, grazie dell'ospitalità Gianluca. Alla prossima. Ciao. Storytime, Evoluzione Radio.